Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Dopo aver iniziato il campionato in maniera non molto ottimale e dopo esserci qualificati ufficialmente per la fase a girone dell'Europa League, eccoci qua, 14 settembre, back del gioco 2017, in attesa di iniziare la prima partita dell'appunto fase a girone dell'Europa League. E questi a destra, come vedete, sono le squadre che ci sono capitate. Cosa che, fra l'altro, non avevo detto nei precedenti video. Ovvero, oltre a Malmö, o Malmö di chi decidete voi come chiamarla, che appunto sarà la squadra che andremo a affrontare subito, dopo aver finito il discorso qua, ci sono capitate anche Rubin Kazan e Valencia. Ultima, fra l'altro, direi che è la squadra bella più pericolosa. Via, detto questo, niente, iniziamo questo video, iniziamo questa partita e guardiamo un po' cosa accadrà. Speriamo di iniziare questa fase a gironi nel migliore dei modi, ovvero vincendo. Speriamo, ho detto, non cerchiamo, che tutte le volte può portare sfortuna. Insomma, va bene così, qui la maglia è sempre maglia, guardate, il Livorno ormai è un dato di fatto. Vediamo un po' la squadra a livello di fiato, di resistenza c'è. Ma non male, a parte qualche giocatore che soffre un po'. Io metterei Blanco per questa partita qua. E no, va bene così. Dai, iniziamo e guardiamo un po'. Vai, come sempre, mi tocca dirlo perché, cioè, se viene una casualità, ma la verità, come sempre, diluvia. E boh, guardiamo un po'. Dai, via. Bella roba, vai Old Chic, come sempre, accentrati. Guarda, c'è qualcuno, l'hai visto? Mane e mani. Attenzione. Attenzione. Non ci voglio rete. 1-0. Mare e mani, speravo nel fuorigioco, ma mi sono reso conto il giocatore era clamorosamente dietro. Mando appunto lui, questo che c'ha palla adesso nel replay, l'ha crossata. Mare e maniti, boy bua, che zotta. Insomma, 1-0 Malmö. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, via, 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 via. Mare e macani. Porca puttana, 2-0, proprio allo scadere del primo tempo. Finisce sì il primo tempo, finisce appunto con il gol del Malmö, 2-0, veramente in salita questa gara qui, ma più che in salita è difficile perché Malmö almeno fino adesso ha fatto vedere che non è assolutamente una squadraccia, anzi, vediamo un po' cosa succede nel secondo tempo, ma purtroppo credo che ormai il risultato sia già stato scritto, boh, vabbè, vediamo. Vai Zivkovic e tira! Porca puttana, ma va bene uguale. Andiamo, andiamo. Facciamo vedere che comunque si può provare a fare qualcosa. Addio, addio, addio. 3-0. Io direi che è virtualmente chiusa. È finita. Cambio. Voglio fare così. Due cambi, tanto per fare già un po' tutti. Anzi, levo Cerny e metto Pereira. Levo Zivkovic per Maximin e metto boh mettiamo Barella via. Vai. ...4-0 addirittura. Mamma mia, che disfatta. Dio buono, nemmeno il gol della bandiera con Armstrong. Finisce così, 4-0 per il Malmö. Malmö purtroppo, ahimè, non inizia nel migliore dei modi questa fase a girone dell'Europa League. Anzi, tutt'altro, inizia clamorosamente male con una, come ho detto prima, disfatta. E boh, peccato perché comunque la partita, vabbè, guardatevi, queste sono le statistiche. Peccato perché, diciamo, è stata gestita male la gara, ecco,
perché boh, non lo so, sembrava i giocatori non ce la facessero a fare cose basilari, ma magari passaggi semplici e roba simile. Comunque, ora cerchiamo di metterci alle spalle questa brutta sconfitta, questo brutto, diciamo, esordio nel girone. E niente, innanzitutto pensiamo al campionato e poi penseremo poi, appunto, dopo, quando rigiocheremo alla prossima partita di Europa League. Comunque, detto questo, andiamo a fare la prossima partita che già, come vi dissi nel precedente episodio, ci vedrà giocare contro l'Inter. Ancora un'altra squadra non molto semplice da affrontare, come diciamo prime partite di campionato, perché abbiamo già affrontato il Milan, e se non sbaglio, scusate, vado a vedere perché non mi ricordo, e la Lazio, e adesso appunto andiamo a affrontare, come detto prima, l'Inter. Vediamo un po' se almeno in campionato la situazione può essere diversa, se può risollevarsi, ecco. Via, andiamo a giocare. Allora, qui come al solito però l'Inter mette una maglia bianca, perlomeno c'è più distacco. Andiamo di colori, chiaramente, e niente. Ok, così, anzi, mettiamo Ceccherini al posto di Sarri, fallo un po' riposare. Così come Pereira al posto di Masturri. No, Maximin al posto di Zivkovic, no. Dai, iniziamo così, poi vediamo un po' di eventualmente fa qualche cambio, perché comunque i giocatori sono un po' stanchi, eh. Iniziamo questa partita e speriamo possa finire come finì l'andata nella precedente stagione. Che se non sbaglio, non vorrei dire la cavolata, vincemmo addirittura. No, anzi, pareggiammo o addirittura vincemmo, non mi ricordo. Comunque, vediamo un po'. Attenzione subito, Armstrong, niente. Vai! Maremma cane, l'ha presa Handanovic. No! Porca puttana! 1-0. Oh, merda, dopo 27 minuti. Vai, Benassi! Non ci voglio rete. Forse andava in porta, ci ha messo che è Murillo. Murillo davanti, ci ha messo qualcosa, il fisio. Tira! Non ci voglio rete. Cos'è fallo? Che fallo è? Maremma cane Armstrong. Insomma, finisce sì il primo tempo con questa punizione bella, fra l'altro. 1-0 Inter. Però sembrerebbe esserci stato un po' di tra virgolette orgoglio personale della squadra, che sembrerebbe voglia almeno pareggiare la partita, almeno fare un gol. Vediamo un po' cosa accadrà. Intanto vi lavo Cerni al posto di. No, metto. Sì, lavo Cerni e metto Masturri, perché era. Cioè Cerottino, insomma. Andiamo a fare il secondo tempo. E tira Armstrong! Non ci voglio rete. Pallo, non ci voglio rete. Non ci voglio rete. È buona! Non ci voglio rete. Cosa t'ha preso Handanovic? Vai Armstrong! No, ma dai, oh, ma cos'è? Stregata la porta, eh. E tira! Tira! No, dai, ma non scherzo. Non ci vuole rete. Finita 1-0. Nonostante tutte le occasioni che abbiamo creato, non siamo stati in grado di buttarne una dentro. Anche se credo che, diciamo, i meriti vanno al portiere, a Handanovic, più che dei meriti a noi. Perché, oh, più di questo, credo non si potesse fare. Guardatevi, vi prego, guardate le statistiche. Impressionante, ragazzi. L'Inter un tiro un gol. Noi 9 tiri, vabbè, 6 tiri in porta, neanche un gol. Boh, inizia male questo video, però prima giustamente abbiamo perso. Stavolta no. Addirittura forse meritavamo la vittoria, secondo me. Comunque, mettiamoci un sasso sopra anche lì e andiamo a fare la prossima partita. Andiamo a giocare a Empoli contro l'Empoli, che fra l'altro dovrebbe essere una promossa, perché se non sbaglio nella precedente stagione non l'abbiamo incontrata, quindi sì. E niente, metto Pereira al posto di Cerni perché, non so se vi ricordate, c'era il cerottino. Fra l'altro mi è arrivato il messaggino che ho scritto che era infortunato per 5 giorni. E quindi niente, preferisco farlo riposare e mettere Pereira al suo posto. Insomma, detto questo, niente, andiamo a giocare. Non piove. Forse neanche prima pioveva, non ci ho fatto caso. Questo è il fatto che questa partita l'ho vista, non piove. Vediamo se può significare qualcosa, magari in trasferta, boh. Insomma, iniziamo a giocare. Dai, dai, l'ha fatta! Vai Armstrong, tira! Eccoli! L'astronauta!
vita. Finalmente, finalmente riusciamo a fare gol. Finalmente, grazie a Armstrong, almeno ci siamo dal punto di vista dei combatti sbloccati. Vediamo un po' se è stata una casualità o davvero possiamo tornare a fare gol come nella precedente stagione. Comunque stavolta la butta dentro Armstrong, sblocca la partita, l'astronauta 1-0. Mamma mia, meno male, di un soffio uscita, eh. Finisce così il primo tempo, 1-0. Vantaggio giusto, anche se non troppo. E niente, andiamo a fare il secondo tempo e cerchiamo di rimanere su questi ritmi qui. Vai Zivkovic! Eccolo! 2-0! Ricky Zivkovic! Olle! Andiamoli! Bene! Oh, che bello! Anche se comunque non è ancora finita la partita, però fa sempre comodo fare due gol. E andiamoli! Cambio! Data la situazione, toccandomi le palle mentre lo dio, voglio fare qualche cambio. Allora metto, faccio uscire Masturri, metto, intanto lo sposto a sinistra, metto Pereira COC, metto al suo posto Barella, Cerny non lo rischio, e metto Maximin al posto di Armstrong, perché fra i due lui è quello più stanco. Vai, vai così. Bravo Blanco. Vai Maximin. Lo farò. Non ci voglio rete. Mare in mano, che occasione buttata lì. 2-0. Finisce così. Siamo tornati alla vittoria. Finalmente. Almeno per il campionato la situazione si è un po' risollevata. Chiaramente Europa League non giocando, cioè facendo solamente una partita ogni 86 mesi, chiaramente non si può sapere cosa succede. Però almeno il campionato la situazione non è migliorata. Però diciamo che un po' di miglioramento c'è stato. Siamo tornati appunto, come ho detto prima, alla vittoria. Fatto di girone di parole, ma lo volevo dire. Insomma, quindi vediamo un po' contro chi giochiamo la prossima, proprio contro il Rubin Kazan e Europa League, e guardiamo cosa accadrà. Allora, giochiamo in casa, guardiamo se, come è successo in campionato, anzi, quello che è successo in campionato, guardiamo se può succedere anche qua in Europa League, ovvero quello di far qualche punto. Preferibilmente 3 punti. Bene così, sì, no, direi rosso e rosso no, anche se sì, perché è rosso, in teoria Livorno Amaranto, ma qui è più sul rosso. Sì, va bene così, dai, facciamo già Dragowski, diamo fiducia. Diciamo che da ora in poi metterò, se me lo ricorderò, quando gioca in casa Dragowski, e per non emarginarlo, quando siamo in trasferta Blanco, indipendentemente dal fatto che sia Europa League o meno. Vai, sotto l'acqua, Bordacina un'altra volta. Insomma, via, giù a casa, iniziamo. Vai Zivkovic subito, centrale, in bocca. Mario in mano. Guardiamo se stavolta Armstrong la butta dentro. Maremma cane. Peccato, credevo si abbassasse un po' di più. Meglio dell'altra punizione, però a livello di efficacia 0 uguale un'altra volta. Meno male, vai, piccionaia. Tira Marchino. Dio buono te. Ha fatto un bel tiro, ha tirato una bombetta. E niente, invece è stata inefficace. Perché l'ha tirata centrale. Vedrai se la schioccava dall'altra parte. Sarrrr! 1-0. Al 33esimo la blocca lui. Di testa, che dovrebbe appunto essere il suo forte, anche se a volte non sembrerebbe. Comunque, Mario Azzal ci porta in vantaggio. Fammelo rivedere. Schiocchete di testa. Ole. Cazzo, proprio allo scadere del primo tempo. Lasciato inspiegabilmente da solo, ha tirato una bomba Dragowski, purtroppo non ci ha potuto fare niente. 1-1, mare in mani. Primo tempo appunto finisce così, 1-1, peccato. Però qualcosa di buono si è fatto e speriamo di poterci ripetere nel secondo tempo, magari a livello di far gol e non di prenderli. Cambio. Allora, leviamo Mastur perché ne vuole più. Mette Pereira e
Maximin al posto di Chen, anche se non è, come già dissi nel precedente video, il suo ruolo. Però in caso di necessità, secondo me ci può stare. Lo farò! No! Non ci voglio rete! Non ci voglio rete, ragazzi. Che occasione. No, sciupata, perché d'altronde è più di bello che non potesse fa, però occasione buttata via, non lo so, perché alla fine non è colpa nostra, ma è, diciamo tra virgolette, colpa del portiere. È stato bravo, secondo me. Insomma, Dio buono, se facevamo per gol all'ultimo. Comunque finisce sì 1-1 e alla fine aggiusta il pareggio, perché sia noi che loro abbiamo fatto all'incirca le stesse ossa a livello soprattutto di occasioni. Però mi girava un po' a coglione, perché in due partite abbiamo fatto un punto Europa League e è poco lì. Se mai dovessimo farcela a qualificarci, dovremmo secondo me farle il prima possibile per evitare eventuali problemi, ecco. Comunque, andiamo a fare l'ultima partita del video, andiamo a giocare contro la Sampdoria e appunto vediamo un po' cosa accadrà. Eccoci qua, allora, qui va bene tutto. Vediamo un po' se, sì, vabbè, che formazione va bene così. Dragowski in porta, ok. Vediamo se almeno il campionato possiamo, diciamo, il video per quanto riguarda la partita di campionato possiamo terminarlo come abbiamo terminato l'ultima partita della suddetta categoria del campionato. Madonna santa, non riesce nemmeno a parlare. Insomma, poi però vediamo se riusciamo a vincere. Ecco, come abbiamo fatto prima con l'Empoli. C'è il sole, se Dio vuole, perché sembrerebbe porti più fortuna il sole e l'acqua, vi, almeno a me. E vediamo un po', iniziamo, via. Mamma mia, Armstrong ci prova subito. No! Cosa ti ha preso il portiere? Mamma mia, meno male. Mamma mia, che paura di... E tira! In bocca. In bocca un'altra volta. Eccolo lì! Cambia di azione! Che culo! Cherry! La blocca tra virgolette lui, perché non è stata solamente colpa o merito suo, assolutamente. Fatemi vedere. Ha tirato, ha preso lui, cioè, di spalla, gol di mano, non lo so, insomma. La palla tra dentro. Ma chi se ne frega, comunque bisogna ringraziare Cherry, che ha tirato e ha preso lui. Insomma, la partita si sblocca così, 1-0. Io do ugualmente gol a Cherry. Vai Armstrong! Tira! Porca puttana di... No! No, un'altra volta! Un'altra volta gol allo scadere del primo tempo! Ah, che cazzo! Ma cos'è? Una maledizione questa qui! Muriel, se non sbaglio, mi pare aver visto. Vabbè, 1-1. Finisce sì un'altra volta! Stesso epilogo, diciamo, del primo tempo dell'altra partita. Boh, 1-1. Però meritavamo più noi, l'altra volta, cioè prima era giusto comunque il pareggio, stavolta no, abbiamo fatto più noi. Comunque fatemi fare qualche cambio, vedi che vedo giocatori che cominciano a patire. Vai, la Vocerni, faccio gli stessi cambi di prima. Via, iniziamo questo secondo tempo. Bravo Dragowski, meno male l'ha presa, non era così semplice. Vai Armstrong! Tira! Non ci voglio rete. Ma che casino è successo? Mamma mia! Mamma mia, paura, pensavo fosse dentro. Finisce sì, 1-1. Che palle però, sinceramente di questo punticino me ne fa un po', data la situazione, speravo di risollevarla, almeno per quanto riguarda il campionato. Così però, per ora non è. Anche se meno male, manca sempre tanto, Però per curiosità, fatemi vedere come siamo messi now. 12esimi, 7 punti. Boh, è a cane, guardate per le arti. Certo, se per davvero ve lo punta, non so come. Comunque, la Champions, che deve arrivare a terzo, cioè, deve farti 7 di punti. Nel senso, c'è un distacco di 7 punti.
Boh, vabbè. Comunque, ragazzi, detto questo, come ho detto prima, questa era l'ultima partita del video. E quindi arriviamo alle conclusioni. Quindi, innanzitutto vi ringrazio in primis per la visualizzazione. Poi vi ricordo di, se volete, rifare queste tre cose, ovvero di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Per curiosità, prima di lasciarvi, aspetta, alleno via, voglio un attimo vedere contro chi giocheremo la prossima. Bello, meno male, vedete Goschi, poi non sale, così come il De Chic. Vabbè, fatemi vedere un attimo contro chi è la prossima, sì, vi dio contro chi giocheremo, sì, poi ne parleremo, Blanco dell'ingaggio. Ah, Madonna santa, vabbè, faccio prima a guardare la V. Volevo fare una cosa, speravo di farla velocemente invece. Comunque, andiamo a giocare contro il Pescara, laggiù, a Pescara appunto, e poi big match di Europa League. Andiamo a giocare contro Valencia. Quindi niente, vi aspetto al prossimo video. Speriamo, anzi spero che anche voi abbiate la stessa curiosità mia di sapere cosa succederà. Quindi niente, vi aspetto, spero, nel prossimo video. Ciao a tutti!